Quanto più energica sarà la vostra risoluzione, tanto più quelli si svigoriranno. Se vi mostrerete anche solo un po' titubanti, vi attaccheranno come cani feroci. Il Senato votò per la condanna a morte senza possibilità d'appello. Una condanna assai più dura di quella prevista dalle leggi romane per reati politici. La sera stessa, i condannati vennero condotti nel carcere Mamertino, sul dorso del Campidoglio, ed introdotti nel luogo adibito alle esecuzioni. L'abbandono, l'oscurità e il fetore ne rendevano l'aspetto spaventoso. La botola fu aperta e ad uno i congiurati calati nel sotterraneo e alla luce delle torce vennero strangolati. Catilina da quel momento fu considerato latitante. I due eserciti inviati ad affrontarlo avevano licenza di uccidere. Quando all'accampamento giunse notizia che a Roma la congiura era stata nuovamente sventata e gli uomini messi a morte, Catilina non riuscì a trattenere molti di coloro che lo avevano seguito in nome della libertà e nella speranza di guadagni. Il suo sogno fu così per sempre infranto. Viene trovato lungi dai suoi fra i cadaveri dei nemici. Catilina respira ancora un poco, ma gli si legge ancora sul volto la stessa espressione di fierezza. Come ricorda Sallustio, egli era fortissimo di animo e di corpo. Corpo resistente alla fame, al freddo, alla veglia fino all'inverosimile. Animo audace, subdolo, incostante, simulatore e dissimulatore. Nessuna saggezza. La mente vasta correva sempre verso lo smisurato, l'incredibile, l'irraggiungibile. Disposto ad andare incontro alla sua storia fino alle estreme conseguenze, disposto a far fronte alla responsabilità che si era assunto verso di sé e verso agli altri, in una società in cui si diceva una cosa e se ne pensava un'altra, diceva ciò che pensava e faceva ciò che diceva. Così morì Catilina. Buonasera a tutti da Antonella Ferrera. Siamo in collegamento telefonico con Danila Comastri Montanari, la scrittrice bolognese conosciuta per i suoi straordinari gialli ambientati nell'antica Roma, i gialli della collana Publio Aurelio. Signora Comastri, le chiedo subito perché la figura di Catilina rivive soltanto in quest'ultimo periodo una rivalutazione storica? Ma perché è stato tacciato nei secoli delle peggiori turpitudini che probabilmente non aveva commesso, è stato visto come l'impero del male, insomma, nei secoli, a causa delle orazioni di Cicerone, ovviamente. E ultimamente gli storici si sono accorti che non era poi questo gran mostro, tutt'altro. Lo sceneggiato che abbiamo appena ascoltato mette in evidenza i limiti del suo più grande antagonista, Cicerone, un personaggio disposto a qualsiasi nefandezza pur di assicurare continuità all'aristocrazia. Qual è il suo giudizio su Cicerone? Il mio giudizio su Cicerone è duplice. Sono d'accordo che era disposto a qualunque nefandezza, ma non solo per salvare l'aristocrazia, anche per entrare, diciamo, a farne parte. Cioè c'è sempre in Cicerone un grandissimo desiderio di promozione personale. Beh, secondo me era un vanesio, era un codardo, un doppio giochista, un opportunista, e però era anche un grande, grandissimo scrittore. Quindi è molto difficile, ma separare la figura del Cicerone politico dalla grandezza dello scrittore, secondo me, occorre farlo, anche perché queste sue pagine, dove è maestro delle allusioni, dei doppi sensi, sono messe spesso a disposizione della persona che in quel momento conveniva di più al grande oratore, ecco, e quindi non è che
sempre fossero molto sincere. Anche le lettere, da una parte, dice: oh caro Ottaviano, vieni, sei il più grande, eccetera. Dall'altra parte scrive un amico dicendo: sto ragazzetto non capisce niente. Ecco, per dire, quindi non era di una sincerità cristallina. Ecco, a proposito di Cicerone, Massimo Fini, nel suo libro Catilina, dice che in fondo, secondo lui, Cicerone aveva un'inconfessabile invidia nei confronti di Catilina, perché Catilina aveva ciò che lui non aveva, cioè il coraggio. Lei cosa ne pensa? Dunque, senza dubbio Catilina aveva molto più coraggio, era, diciamo, più virtuoso di lui, questo è poco ma sicuro, ma io non credo che Cicerone lo ammirasse. Cicerone ammirava solo se stesso. Aveva una tale spropositata, mostruosa considerazione di se stesso che secondo me non ammirava nessuno. Ecco, probabilmente questo tipo di ammirazione può essere stata dedotta anche, c'è stato il libro di Fest Spartacus, dove questo trotskista americano che l'ha scritto, il famoso libro da cui è stato tratto il film, no? E mostra i romani come invidiosi delle virtù di Spartaco, assolutamente inventate, perché Spartaco era un barbaro, e è possibile che abbia influito anche a questa interpretazione di Spartaco. Comunque, secondo me, Cicerone non ammirava nessun altro che se stesso. Secondo lei, se Catilina avesse portato a successo il suo programma politico, avrebbe condizionato l'ascesa di Giulio Cesare? Ricordiamo che tutti gli storici concordano sul fatto che proprio Cesare partecipò alla prima fase della congiura. Sì, è probabilissimo, anzi quasi certo, che Cesare partecipasse. Il fatto è che alla fine il programma molto estremista di Catilina sulla riforma agraria somigliava molto a quello che avrebbe dopo fatto Cesare, magari non così estrema, cioè non arrivando a estreme conseguenze. Quindi può darsi che sì, che l'avesse condizionato, in quanto realizzando una parte del suo programma politico dei populares gli toglieva anche un'arma notevole, quella di capo della fazione progressista, diciamo. Senta, tra i congiurati c'erano molte donne, soprattutto dell'alta società, donne colte, intellettuali. Perché secondo lei vennero coinvolte le donne? Ma molte donne. Catilina si disse che aveva fatto una congiura di debitori, proletari, schiavi e donne, e si disse con disprezzo, in realtà erano le classi più oppresse in quel momento. Fatto sta che le donne erano quasi a qualche libertà, ma c'erano anche fior di nobildonne come probabilmente Sempronia, l'erede dei Gracchi. Beh, non mi sembra tanto strano che donne colte, estremamente intelligenti e spregiudicate abbiano aderito a un programma politico molto, lo chiameremo noi scherzosamente, di sinistra. Non mi sembra affatto strano, non sarebbe stata l'ultima volta nella storia, ecco. Vogliamo parlare ora delle accuse che furono mosse a Catilina? Lui fu accusato delle più grosse turpitudini. Ecco, al di là delle accuse politiche della congiura, tutte le altre cadono. È chiaro che, avendo un nemico politico, lo si è colpito anche dal punto di vista personale. È molto chiaro anche perché Cicerone l'anno prima si era offerto di difenderlo, quindi se fosse stato questo mostro che poi è stato descritto, difficilmente si sarebbe offerto di farne l'avvocato difensore. Tra le accuse c'erano quello di avere sedotto una vestale. Di questa Cicerone tace perché la vestale era sua cognata, quindi gli conveniva tacere. Catilina era un uomo molto affascinante. Sì, molto affascinante sembra. Poi c'è l'accusa di aver ucciso la prima moglie e il figlio, che è assolutamente priva di fondamento. E vi allude Cicerone, senza dirlo chiaramente, perché era un'accusa tanto grave che andava suffragata da prove. Prove Cicerone non ne aveva, quindi è riuscito a farlo cadere senza una sola prova, dicendo: so che tu congiuri. E l'altra accusa di incesto, la moglie sarebbe stata in realtà figlia di una sua vecchia amante, la moglie Orestilla amatissima, questo è un assurdo perché avevano la stessa età, quindi non poteva certamente essere suo padre. Quindi si capisce bene che tutte queste accuse sono state riesumate o create senza prove quando lui ha agito politicamente.
Ma il fatto che appunto avesse promesso la cancellazione dei debiti, che avesse promesso la spartizione dell'agro pubblico tra tutti i cittadini romani poveri, l'agro pubblico era in mano alla classe senatoriale, quindi questo era il suo grande delitto, volere spartire quello che era in mano della classe latifondista. Signora Commastri, recentemente un settimanale ha proposto l'accostamento di personaggi storici dell'antica Roma ai politici dei giorni nostri. Lei ha in mente una qualche similitudine con Catilina da parte di qualche politico? Dunque, non l'ho in mente io. Ci sono articoli politici firmati Catilina e si illaziona che questi articoli siano stati scritti da Cofferati, quindi non l'ho fatto io questo accostamento. Lei potrebbe essere d'accordo su questo accostamento? Non ho idea se li abbia scritti Cofferati o meno questi articoli firmati Catilina, ma certamente dicono cose di grande buon senso, quindi voglio dire, probabilmente rivalutano Catilina attraverso Cofferati. E Cicerone chi potrebbe paragonarlo? Cicerone oggi, ce ne sono tanti di ciceroni che hanno la sua stessa attitudine a servire l'ultimo padrone arrivato, ma non hanno il suo genio nella scrittura, perché magari non conosco neanche il congiuntivo, quindi è difficile accostare un cicerone oggi. I suoi vizi li hanno, le sue virtù no. Signora Commastri, la ringrazio per aver accettato ancora una volta il nostro invito, il nostro programma, e ringrazio tutti i nostri ascoltatori per aver scelto la nostra compagnia. Antonella Ferrera vi saluta e vi dà appuntamento la prossima settimana con un nuovo caso della Storia in Giallo. Per La Storia in Giallo, un programma di Antonella Ferrera, avete ascoltato Catilina, con le voci di Giusy Amato, Francesco Meoni, Sergio Nicolai, Carlo Reali, Luca Scaglia e con Lino Capolicchio nel ruolo del protagonista. Ricerche Manuel De Lucia, curatore Patrizia Todaro, assistente musicale Marco Pons de Leon, musica originale Alessandro Molinari, realizzazione tecnica Fiore Liborio e regia Idalberto Ferri. Se volete riascoltare le puntate precedenti della Storia in Giallo, le troverete sul sito www.radio.rai.it/radio3. Se invece volete scriverci, lastoriaingiallo@rai.it. E adesso restiamo nell'antica Roma, anche se quella del melodramma, con la Vestale di Spontini e la voce mitica di Rosa Ponselle. A proposito, un aneddoto. Negli anni 50 a Milano Maria Callas ascoltava con degli amici dei vecchi 78 giri, vecchi 78 giri, vecchi soprano. Ridere naturalmente era facile, ma quando arrivarono a Rosa Ponselle, la Maria disse: "Eh no, questa è veramente una cantante eccezionale."